Le divise delle forze armate, le fasce tricolore dei sindaci e le voci dei ragazzini del coro della scuola hanno riempito Piazza San Jacopo ad Arezzo, dove è stato reso omaggio al 100° anniversario della disfatta di Caporetto, anche ai giovanissimi caduti in battaglia. Sono le celebrazioni arettine della giornata delle forze armate che si sono intrecciate con la festa dell'Unità Nazionale. È un momento importante, ogni anno è un momento importante come se fosse un evento nuovo e credo che sia importante la presenza dei ragazzi oggi in piazza che tra l'altro hanno voluto fare delle loro riflessioni su questa festa e credo che questa sia la cosa principale, che i ragazzi così giovani apprezzino il significato e l'importanza di una commemorazione che per loro forse è troppo lontana. Ricordo anche che oggi ci sarà il gemellaggio con Sappada, dopo 100 anni dall'accoglienza data dagli aretini ai profughi sappadini, proprio qui nella nostra città. Quindi oggi giornata molto importante e molto significativa per l'Unità Nazionale.